Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Calabria Diretta News e con la rubrica 5 minuti con. Oggi siamo ospite con noi Erika Liuzzi, che è una delle protagoniste di Exit and Friends. Erika, benvenuta a CDN. Grazie Francesco e un saluto a tutti quanti. Ma cos'è questo Exit and Friends? Sappiamo che domenica ci sarà un bellissimo appuntamento, ce ne vuoi parlare? Sì, assolutamente. E allora, Exit and Friends è una sezione del più ampio contenitore della rassegna che si chiama Exit, Deviazioni in Arte e Musica, è promossa ormai da 5 anni da Piano B. Piano B è, diciamo, il mio piano B, insieme al piano B di Anna Infante e di Pietro Pietramala, che ci tengo a salutare Francesco. E quest'anno, date le condizioni in cui ci troviamo, abbiamo deciso anche noi di approfittare di quelle che sono le disponibilità del web. E quindi domenica, 17 maggio, questa domenica, a partire dalle ore 15, Exit and Friends prenderà vita online. Perché? Perché lo spettacolo dal vivo non si ferma, perché abbiamo avuto tantissime adesioni di tutti gli amici di Exit nel voler prendere parte a questo appuntamento online e saremo appunto in diretta sui canali social di Piano B, ma saremo anche in cross-posting, questi sono i termini che oggi si utilizzano, Francesco. Adesso, certo. Saremo quindi contemporaneamente anche in diretta sulle pagine dei nostri partner. Saremo in diretta anche sulla vostra pagina, Francesco, come media partner. Siamo onorati di essere partecipi insieme a voi di questo bell'appuntamento, ma ci vuoi raccontare chi saranno invece gli ospiti, al di là dei canali social e della diffusione? Non sarò io, come hai detto tu, ma bensì io sarò in veste di presentatrice insieme a Massimo Garritano, che ringrazio e saluto, artista, musicista e consulente artistico anche per questa sezione per questa edizione di Exit and Friends. E insieme a noi ci sarà una voce fuori campo, la regia, che è un carissimo amico, nonché un artista, Alessandro Ruvio. Infatti c'è da dire che quest'anno il format di Exit and Friends ha avviato anche una collaborazione con Studio Ruvio, che è il programma che Alessandro conduce da quando è partita questa pandemia, quindi un programma online. E che cosa dirti? Allora, anche quest'anno ampissimo spazio alla solidarietà. Durante la diretta, ma a dir la verità, già da qualche giorno sulla pagina Facebook di Piano B sono partite due raccolte fondi. Allora, la prima è in favore della Fondazione Lilly. Abbiamo avviato insieme alla famiglia Funaro una raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi medicali per i pazienti che si recano presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Cosenza. E la seconda è in favore della Terra di Piero, che è un'associazione, insomma, che tutti noi conosciamo e che ancora di più in questo periodo è attivissima per dare supporto e aiuto a chi è realmente in difficoltà. Come si sviluppa la giornata? Come si sviluppa l'incontro? A parte questa diretta che ci dicevi, questa voce fuori campo, qualche artista, Massimo, per esempio, suonerà la sua chitarra, gli altri ospiti indirizzeranno, non ci vuoi ancora dire nulla. Ve lo dico anche perché sulla pagina social stiamo man mano svelando chi sono i reali protagonisti di questa edizione. No, Massimo non suonerà, ma sarà, come ti dicevo, in veste di presentatore insieme a me, quindi insomma ci sarà da divertirsi. Allora, tra gli ospiti abbiamo invitato musicisti, quindi amici, avremo Federico Cimini, avremo l'Ennesimo, avremo una band campana, è l'unica band che un po' ci spostiamo territorialmente, che sono i Coma Berenice, che sono una band strumentale che hanno pubblicato da poco un pezzo che sta davvero spopolando. Quindi invito tutti a seguire questa diretta. Poi avremo Carlo Cimino, quindi musicista nostro. Mi piace voler sottolineare che Exit, cioè come c'è nata l'idea di Exit and Friends? È nata perché volevamo offrire un piccolo palcoscenico a quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. E quindi da lì è nata proprio anche l'idea di chiamarla Exit and Friends. Chi ci sarà più? Grandissima attesa, ci sarà Peppino Mazzotta,
che insieme a Dario De Luca di Scena Verticale, insomma, tutti noi conosciamo, con loro faremo una sorta di talk, una chiacchierata su quella che è la situazione che stiamo vivendo, la situazione che sta vivendo lo spettacolo dal vivo, tutto il settore della cultura. Chi ci sarà più? Ci sarà Mirko Nofrio, che sta promuovendo adesso da qualche giorno un suo progetto che si chiama Flushot, non aggiungo altro. Avremo Ernesto Rico con Enza Costantino, sono due artisti sposati, quindi analizzeremo anche un po' quella che è la vita di coppia artistica in quarantena. Quindi diciamo ci saranno tantissimi spunti di riflessione, tantissimi spunti anche per far partecipare il pubblico. Ancora ci sarà Roberto Giacomo Antonio, che quindi oltre a darci una mano per sostenere le raccolte fondi, farà anche un suo sketch. Insomma, che dirti? Aggiungiamo anche altro, perché non sarà solo musica, non sarà solo teatro, non sarà solo chiacchiere. Avremo Stella Forciniti che ci farà un collage online, e poi siccome partiremo dalle ore 15, ma siamo quasi sicuri di andare verso l'orario dell'aperitivo, abbiamo deciso di inserire Insieme, è chiaro. abbiamo deciso di inserire, come insomma abbiamo sempre fatto, perché come sai Exit è anche gusto, è anche enogastronomia, quindi anche cibo, profumi e degustazioni. Purtroppo non riusciremo a degustare, però abbiamo invitato Roberto Gulino della bodega, insomma, che tutti noi conosciamo a Cosenza, ci preparerà un cocktail che potremo poi, diciamo, riproporre anche tranquillamente a casa, e avremo Daniele Spadafora di Cosenza Up, che ultimamente è diventata la nuova celebrità del food, cioè prepara dei piatti, dei piccoli, come dire, Abbiamo visto. infatti lo stiamo seguendo anche su Cosenza Up. Ancora musica, non voglio dimenticare nessuno, ancora musica, ci sarà Giuseppe Santelli e Ida Scarlato, anche loro due musicisti. Una coppia che vive insieme, quindi eravamo un po' partiti con quest'idea di coppia, perché sai, questa quarantena alla fine ci ha cambiato tantissimo, no? Cioè, siamo a casa, ci ha cambiato da tutti i punti di vista, oserei dire, come no? Da tutti i punti di vista, e quindi un po' abbiamo creato una scaletta con tanti amici, tanti ospiti, con l'idea proprio di dare anche questa volta, anche in questa situazione, un po' quella che è la vera essenza di Exit, la vera essenza di Piano B, quindi una via di fuga. Perché altrimenti svegliamo troppo e noi vogliamo che invece chi ci segue su Cosenza, su Calabria Diretta News, sulle pagine social di Exit and Friends, di Piano B, restino con qualche sorpresa dietro l'angolo in attesa di. Quindi non sveliamo più nulla, se è stata Non così. svelo più nulla, ho detto tutto in modo velocissimo, quindi sicuramente qualcuno non ha colto qualcosa, ci saranno tanti altri interventi, tante sorprese, è una diretta, insomma, che nasce anche così, dalla nostra voglia spontanea di realizzare anche quest'anno l'edizione di Exit in France. Bene, diamo l'appuntamento, ringraziamo Erika Liuzzi, ringraziamo Anna e Pietro che sono carissimi amici, io li saluto davvero con affetto e a voi vi diamo appuntamento domenica dalle 15 in poi, allora questa bellissima, lunghissima diretta con Exit Events. Una cosa al volo, Erika, davvero un secondo, perché questa sigletta di Friends, quella nota, notissima sitcom che abbiamo visto un po' tutti da ragazzi? Perché un po' è l'idea di Exit in France, cioè quest'idea del divano. Vedi, io adesso stiamo chiacchierando dal divano di casa mia, quindi era un po', l'abbiamo pensata per dare un segnale di restiamo nelle nostre case, perché ancora oggi è importante comunque restare a casa e, diciamo, proteggersi purtroppo da questa situazione che stiamo vivendo. È nata un po' così, e poi l'idea di France è un po' quella che era quella di Exit. Guarda, Bene, Francesco, gli amici stanno insieme, dai. solo questa cosa volevo dire. Probabilmente questa edizione di Exit in France non sarà bella come le precedenti, perché abbiamo sempre realizzato in luoghi di cultura, in luoghi bellissimi. Ricordo a Cerisano nel Palazzo Sersale, a Castrolibero nella chiesa di Santa Maria della Stella, ma sono quasi sicura che questa edizione sarà ancora più bella.
noi ne siamo convinti come te. A tutti, allora, appuntamento con Luca e arrivederci davvero a prestissimo. Grazie Erika e grazie a tutti voi.